Grazie. Allora, innanzitutto sono Renato Baciocchi dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e ho questo ruolo di discussant della sessione numero 3 del pomeriggio. Prima di iniziare volevo ringraziare il presidente dell'ISPRA, il professor De Bernardinis, innanzitutto per la, come dire, per l'iniziativa quanto mai opportuna e anche per avermi invitato in questo ruolo di moderatore della sessione. Ringrazio anche il dottor Fabio Pascarella, che è l'organizzatore scientifico dell'evento, e anche lui per, ovviamente, sia per l'iniziativa che per l'invito cortese a questo ruolo che spero di onorare. Abbiamo tre presentazioni, una da parte del dottor Falcone e della dottoressa Vecchio di ISPRA sull'analisi di rischio sitospecifica e soprattutto sulle criticità applicative e tecniche che da discutere col sistema nazionale. Poi abbiamo un cambio di programma, un'inversione. Avremo prima la presentazione della dottoressa Torretta e della dottoressa Puricelli di ARPA Lombardia sui test di cessione sui materiali di riporto, e invece come presentazione conclusiva ci sarà appunto il dottor Di Tonno di ARPA Piemonte, che ci parlerà dei dati della validazione delle misure di aeriforme, quindi soil gas e aria ambiente. Prima di iniziare, visto che da programma ho in teoria 20 minuti, ma non voglio abusare della vostra pazienza, volevo soltanto fare qualche piccola osservazione, preambolo rispetto a questa sessione. È chiaro che cominciamo su una cosa che probabilmente, parlando di qualcosa che tutti conosciamo, quindi una breve storia dell'analisi di rischio, nell'ottica di dire che alla fine noi abbiamo a che fare con questo strumento da ormai 16 anni quasi. E l'analisi di rischio, dopo tutto, in una prima fase non era centrale rispetto alla normativa sulle bonifiche, ma nonostante ciò devo dire che ISPRA in primo luogo ha visto lungo nel 2005, quando di fronte ad una situazione che era, come penso chi di noi lavorava nel settore a quell'epoca, abbastanza tra virgolette anarchica rispetto all'applicazione della procedura di analisi di rischio, l'introduzione dei criteri metodologici ha avuto già nel 2005 sicuramente il merito di in qualche modo consolidare una procedura, soprattutto per quanto riguarda la definizione degli input da dare in pasto allo strumento di analisi di rischio, che era forse la parte più scivolosa per chi doveva in qualche modo andare a valutare l'analisi di rischio ante criteri metodologici. Poi ovviamente i criteri metodologici sono diventati fondamentali con il 2006, con l'introduzione del 152, quando appunto l'analisi di rischio, come ben sappiamo, è diventata centrale nella elaborazione nell'ambito delle procedure di bonifica. E quindi nel 2008, sicuramente da salutare la seconda versione, che ha risolto qualche criticità che era emersa già nella prima versione, soprattutto ha chiarito alcuni aspetti legati ai criteri di cumulo dei rischi da più vie di esposizione, e in qualche modo è ormai diventata, dopo ormai diversi anni, ormai appunto stiamo festeggiando 10 anni dall'introduzione dei criteri metodologici, un riferimento sicuramente importante e decisivo per i siti per l'analisi di rischio a livello nazionale. Ciononostante, dobbiamo comunque essere onesti nel dire che i criteri di analisi di rischio, così come sono applicati in Italia, non sono gli unici criteri possibili, e di fatto sappiamo bene che applicare l'analisi di rischio secondo i criteri metodologici significa dare per scontata la bontà di un approccio STM, RBC a livello 2. E questo significa sostanzialmente aver fatto e date per scontate alcune ipotesi che sono assolutamente cautelative. Ce ne sono alcune qui, magari ce ne sono anche altre che poi non ho segnato. Però il dato fondamentale è che noi stiamo immaginando una sorgente stazionaria, che quindi la concentrazione della sorgente rimanga costante nel tempo per tutto il tempo di esposizione, quindi fatidici 25 o 30 anni. Stiamo immaginando e stiamo usando soluzioni analitiche generalmente a stato stazionario per descrivere il trasporto dei contaminanti. Stiamo trascurando fenomeni fondamentali come la biodegradazione. Stiamo facendo delle assunzioni che sembrano ovvie, ma in realtà non lo sono, dicendo che l'intake, cioè la quantità assunta, effettivamente assorbita dall'organismo, è uguale all'uptake, cioè la quantità di inquinante che io inalo o ingerisco. Tutta una serie di ipotesi che di fatto poi generalmente, non sempre, ma generalmente, possono condurre ovviamente ad una stima del rischio
che è, diciamo, assolutamente cautelativa rispetto alle reali condizioni probabilmente esistenti nel sito. E questo sostanzialmente ha aperto la strada in qualche modo a integrazioni, a modifiche degli approcci nella gestione della valutazione del rischio, che sono però già per fortuna in parte implicite nello stesso documento ISPRA. Un primo esempio è il ben noto problema della volatilizzazione outdoor e indoor, nel senso che è ormai prassi, e il punto di partenza sono appunto i criteri ISPRA, sapere che i modelli di volatilizzazione sono generalmente uno degli esempi più eclatanti di questi elementi di conservatività dell'approccio a STM, e quindi è ormai prassi, e quindi di fatto è implicitamente quasi un superamento dei criteri metodologici, anche se appunto questa cosa già era accennata al loro interno, fare misure che non sono le misure classiche della caratterizzazione, quindi suoli e acque, ma fare misure di una matrice che è in qualche modo più vicina al recettore, introducendo un concetto importante che è quello che conta ovviamente non è lo stato di contaminazione della matrice, ma la tendenza che quella matrice ha di rilasciare un certo contaminante in una matrice con la quale poi il recettore realmente verrà a contatto. Questo può valere per i vapori, ma può valere anche per le acque in sostanza. È chiaro che tutto questo apre delle criticità. Perché? Innanzitutto le misure di soil gas spesso sono richieste nell'ambito di un procedimento di bonifica, il 152, ma poi ben sappiamo che hanno anche un'implicazione per quanto riguarda la protezione dei lavoratori. E lì abbiamo appunto, nel momento in cui andiamo a intervenire nell'ambito di una MISO, sappiamo bene che poi come in qualche modo combinare da un lato le esigenze di protezione dell'ambiente, e quindi 152, e in qualche modo della salute, perché poi nel 152 c'è la protezione della salute. Ma dall'altra parte, aver chiaro che in realtà spesso, per esempio in un sito produttivo, abbiamo a che fare con una situazione dove in realtà c'è un'altra normativa che copre gli stessi lavoratori, che è l'81, chiaramente questo crea spesso come minimo delle incomprensioni a volte tra il proponente della bonifica e l'ente che deve, diciamo, autorizzarla. E poi ci sono degli aspetti che non sono banali, perché se io faccio una campagna di soil gas, poi il punto è, ho una marea di dati in un sito, magari a 50 punti di soil gas per 4 campagne trimestrali. Benissimo, che ci faccio? Uno dice, vabbè, banalmente ci calcolo il rischio, ottimo. Ma se poi invece voglio usare quei dati per ridefinire gli obiettivi di bonifica, beh, su quello sicuramente sono convinto che in questa sala avremo almeno una decina, se minimo, di idee diverse, e sul fatto se sia opportuno o meno e se è opportuno come farlo. E quindi obiettivamente noi ci siamo tutti quanti con molto entusiasmo, e devo dire secondo me giustamente avventurati verso la strada del soil gas survey, ma poi, come dire, è una strada che non abbiamo ben chiara dove ci porta, secondo me. O quantomeno, secondo me, abbiamo almeno 10 strade diverse, cioè 10 idee diverse di dove ci porti questa strada. E qui, come dire, io veramente lascio la presentazione nella vostra disponibilità, perché il tempo ovviamente è molto poco, ma diciamo il fatto di misurare solo il gas dobbiamo avere in mente che è una scelta, no? Rispetto a diverse possibilità che noi avremmo per caratterizzare il rischio da volatilizzazione indoor. Potremmo aver deciso, e alcuni sono ancora fautori di questo addirittura, fare misure indoor o outdoor, per esempio, direttamente in aria. Oppure, per esempio, se abbiamo una volatilizzazione indoor, c'è chi potrebbe sostenere che è meglio misurare sotto l'edificio, sub slab. Oppure quello che noi facciamo tipicamente è misurare solo il gas in profondità. Io ritengo che alla fine questa sia la soluzione migliore delle tre, per una serie di motivi che qui non ho il tempo di spiegare, ma è chiaro che poi questo significa che comunque sia abbiamo bisogno di inserire questo dato in un modello. Quindi non è che abbiamo un dato che ci dà direttamente un rischio, ma abbiamo bisogno di passare il dato attraverso un modello di diffusione che ci trasferisca il dato verso il recettore. Per far questo sappiamo che abbiamo diverse tecniche di misura. La misura sicuramente è abbastanza consolidata, è la misura col sondaggio soil gas, ma ci sono molte situazioni, sempre di più, nelle quali ci rendiamo conto che la misura con la classica sonda non è idonea e dobbiamo quindi spostarci su misure con flux chamber, con camere di flusso. E io direi che mentre le gran parte delle metodiche che sono, e di cui penso parlerà anche il dottor Di Tonno, sulle misure soil gas sono in qualche modo ormai consolidate, abbiamo tante linee guida sviluppate da diverse ARPA, abbiamo le linee guida anche di Porto Marghera, quindi abbiamo, diciamo, un contesto tecnico abbastanza consolidato, lo stesso non si può dire con le camere di flusso, dove
che come dire, vengono usate, cominciano a essere usate, per alcuni aspetti, come per esempio il caso classico della sorgente superficiale, sono l'unica strada per poter stimare un flusso di volatilizzazione, ma nello stesso tempo aprono delle problematiche, non ultima quella della sensibilità dei metodi. Se si usano camere di flusso dinamiche, cioè quelle sostanzialmente caratterizzate da un gas di spurgo, ci troviamo di fronte alla necessità di andare a cercare concentrazioni spesso nell'ordine di qualche decina di ppt. E quindi, insomma, diciamo, cose fattibili, ma in certi casi molto, molto sfidanti, e soprattutto sfidanti in certi casi per gli enti di controllo, che non sempre, spesso sì, ma non sempre, sono staffati per poter fare misure con quella sensibilità. E quindi qui c'è il problema poi della verifica da parte degli enti. Come dicevo prima, il dato di Soil Gas non è un dato che io utilizzo direttamente, ma ho bisogno di passare questo dato attraverso due passaggi. Io posso partire dal Soil Gas e arrivare alla concentrazione al recettore applicando un parametro alfa, che è un parametro che devo in qualche modo stimare con un modello. Come dicevo prima però, io posso anche sostanzialmente correlare il dato di Soil Gas al dato della contaminazione tramite un coefficiente beta, che è un coefficiente a questo punto sito-specifico. Normalmente noi sappiamo bene che io parto dalla sorgente e nota la sorgente, applico il fattore di volatilizzazione e mi calcolo la concentrazione in ambiente aperto. E quindi vuol dire che praticamente io sia l'alfa che il beta li stimo con un modello. Il vantaggio del Soil Gas è che di fatto mi può consentire di stimarmi il beta non più con un modello, ma partendo dal dato di Soil Gas e di sorgente sito specifico. Questo significa sostanzialmente avere una serie, per esempio, di coppie di dati, concentrazione nella sonda, concentrazione in falda, che io poi posso in qualche modo correlare. Anche qui, come le correlo, se le correlo a coppie uno a uno, se faccio dei valori rappresentativi, è tutta una questione non consolidata, quindi questo è sicuramente un elemento di criticità. E qui, come dicevo prima, posso quindi calcolarmi il rischio da Soil Gas tramite una serie di equazioni che qui non sto a spiegarvi, oppure, come dicevo prima, calcolarmi il famoso fattore di attenuazione sito specifico beta, mantenendo un alfa che è un modello, diciamo, classico di analisi di rischio, calcolandomi per esempio un fattore di volatilizzazione sito specifico e da lì passare a calcolarmi con analisi di rischio inversa le concentrazioni nuove obiettivo di bonifica, cioè quelle che tengono conto in qualche modo della reale attenuazione che il contaminante subisce nel sito, che non è quella che mi dà il modello, ma è quella che mi restituisce la caratterizzazione del Soil Gas. Questa è un'idea che in realtà in alcuni siti viene già proposta, ma ovviamente non è qualcosa di consolidato e di completamente accettato a livello di linee guida. Il secondo aspetto che volevo accennare è quello che a me, diciamo, interessa particolarmente, stiamo iniziando anche da noi a cercare di capirci qualcosa con attività di ricerca, che è il discorso della biodisponibilità e della bioaccessibilità. Il discorso biodisponibilità è molto generale, io mi soffermo in questo aspetto solo sulla bioaccessibilità, che è legato sostanzialmente alla capacità che ha l'effettivo, il contaminante, di essere effettivamente assunto dall'organismo. E come dicevamo all'inizio, chiaramente questa ipotesi che noi facciamo è quella che la bioaccessibilità sia 1, è raramente verificata. È possibile utilizzare dei metodi che sono tra l'altro anche sviluppati a livello internazionale, ci sono alcuni servizi geologici che l'hanno già elaborata sotto forma di linee guida, che consentono in qualche modo di simulare con dei test in vitro quella che è la effettiva bioaccessibilità dei contaminanti attraverso i tratti intestinali e il tratto digestivo intestinale. E quindi in questo modo sostanzialmente si riescono a stimare sia le caratteristiche del tratto digestivo legato allo stomaco, sia quello del tratto intestinale, con dei test che prevedono sostanzialmente la dissoluzione del suolo all'interno di soluzioni che mimano in qualche modo le tipiche condizioni di pH e di composizione dei vari tratti del nostro tratto, scusate la ripetizione, digestivo. Noi abbiamo appena iniziato a fare dei lavori che però sembrano molto interessanti e in linea con quello che si trova in letteratura. In sostanza, quello che si trova è che facendo un confronto tra qui è il caso della concentrazione estratta,
In grigio trovate il dato ottenuto con la classica estrazione EPA, quindi diciamo la digestione acida, quella che si fa per determinare la concentrazione nei suoli, e invece in azzurro e in blu le due tecniche che abbiamo testato, una DIN e una SBT, a due pH diversi, pH 2 è quello dello stomaco, il pH 7 è quello dell'intestino, che invece mimano l'effettiva quantità estratta nelle condizioni tipiche dell'apparato digerente. E vedete che i valori sono sostanzialmente diversi, anche di diversi ordini di grandezza, e soprattutto, una cosa interessante, sono diverse a seconda del terreno. E questo quindi ci dà una misura di come anche lo stesso contaminante, tra virgolette, lo stesso analita, alla stessa concentrazione, può avere percentuali di estrazioni molto diverse, ovviamente probabilmente in funzione della forma in cui effettivamente si trova. Questo è un aspetto che addirittura nel Regno Unito, in Australia, è già usato da alcune agenzie per definire gli obiettivi di bonifica ed è soprattutto importante per i contatti diretti, perché ovviamente tutto questo è legato all'ingestione di suolo, e che, come dire, potrebbe essere un elemento interessante su cui cominciare a ragionare, ovviamente, come dire, non è che se ne può proporre l'applicazione to cure, ma è una cosa, secondo me, su cui vale la pena ragionare proprio per differenziare ancora una volta di più gli obiettivi di bonifica in funzione delle condizioni sito-specifiche. Poi non ne parlo perché non c'è tempo, ma ovviamente c'è poi una delle altre, diciamo, grosse criticità, anche se le ultime linee guida uscite dal gruppo di lavoro Ministero, ARPA, ISPRA hanno, come dire, proposto una soluzione, secondo me, questo però è il mio modo di vedere, ancora si potrebbe fare qualcosa di diverso su come gestire le condizioni in cui la concentrazione, obiettivo di bonifica, sostanzialmente ci viene superiore alla concentrazione di saturazione. Qui sono sicuro che si potrebbe aprire un dibattito che durerebbe una giornata intera, però questo è sicuramente un elemento di criticità, perché una, secondo me, condivisione scientifica di tutta la comunità su questo punto in realtà ancora non c'è, e quindi io noto che quando se ne parla ci si trova sempre ad un punto in cui non si riesce a trovare un accordo, e quindi questo è un altro elemento tra i tanti che io metto a vostra, diciamo, che sollevo come argomento sicuramente che avrebbe bisogno di una definizione una volta per tutte. In conclusione io direi, per dare poi spazio alle presentazioni, che l'analisi di rischio molti la ritengono da un certo punto di vista una procedura matura. Se uno va anche nei convegni internazionali, non lo so, c'è quasi la sensazione che, come dire, si voglia parlare di cose ovvie, ormai c'è una procedura, ci sono delle equazioni e quindi dice c'è poco da fare. In realtà, e non lo dico solo io, ma lo dicono anche molti colleghi esperti di analisi di rischio a livello internazionale, ciò non è vero. Se uno poi va a vedere nella realtà, scopre che in realtà è una procedura che ha bisogno di molti approfondimenti e di molte correzioni rispetto a come viene applicata oggi. E l'esigenza sicuramente principale è quella di renderla più realistica. E secondo me, appunto, bisogna introdurre sicuramente fenomeni di attenuazione nei modelli di trasporto, magari prevedendo anche dei protocolli che rendano in qualche modo evidente che un certo percorso di attenuazione è effettivamente attivo in un certo sito, ma bisogna cominciare a lavorarci per arrivare a protocolli condivisi tra proponenti e enti di controllo. Poi sicuramente c'è una possibilità di intervenire sui modelli di esposizione, come ho detto prima, tenendo conto di alcuni aspetti come l'accessibilità. E poi il terzo elemento che trova nel suo gas il suo primo esempio eclatante di applicazione, ma esempio che potrebbe essere applicato anche a altre matrici, è l'utilizzo di dati di caratterizzazione non tradizionale, cioè cercare di non partire più dai terreni, ma richiamandomi anche, penso, alle presentazioni di stamattina, il discorso dei campionatori passivi va bene o male in questa direzione, cioè cercare di rendere più idea, di dare al modello in pratica, in pasto, un qualche cosa che è più rappresentativo della reale componente mobile dell'inquinante. E io penso che con questi e magari altre migliorie che sicuramente i relatori successivi magari vorranno mettere in evidenza, possiamo cercare di rendere l'analisi di rischio complessivamente più realistica, indirizzando al meglio gli interventi di bonifica, sempre nell'ottica ovviamente di migliorare il rapporto costi-benefici. Quindi io direi a questo punto, se non ci, direi che dopo questa introduzione spero che ci sia qualche elemento che i relatori vorranno anche raccogliere, e quindi inviterei immediatamente... Il discussante non va applaudito.